Buon pomeriggio a Stefano Maruzzi, nostro blogger dell'inchiesta e soprattutto grande appassionato e conoscitore del pianeta tecnologia. Nel pianeta tecnologia c'è una galassia ormai più importante, visibile e nota a tutti, anche al grande pubblico, che è quella di Apple. Cosa succede oggi nella galassia Apple, Stefano? Ciao Jacopo, oggi pomeriggio qui in Europa saranno le 10 di mattina a San Francisco, si terrà l'edizione del 2012 della Worldwide Developers Conference, è un evento Apple riservato agli sviluppatori, quindi in teoria una manifestazione come Roba da vedremo nerd. è da smanettoni, avrei detto io, sì. Invece? Invece ormai è diventato un evento planetario che ha su di sé i riflettori praticamente di tutti i media, perché da giorni ci sono speculazioni di ogni genere sul tipo di annuncio che Tim Cook, appunto alle 10 di stamattina, andrà a fare. Sono degli annunci o delle ipotesi di annunci hardware e di annunci software. Che voci girano? Quali sono queste speculazioni, rumors che si rincorrono da giorni? Delle più disparate, partirei magari da quelle che potremmo definire in questo momento delle pseudo-certezze. E cioè, sicuramente parleranno di iOS 6, la nuova versione del sistema operativo per iPhone e per iPad. E questo sappiamo che è una certezza semplicemente perché all'interno del Moscone Center, cioè del centro congressi dove si terrà la manifestazione, hanno attaccato tutti i banner con scritto iOS 6. Quindi questa è una certezza granitica. E un'altra certezza è rappresentata dal lancio di Mountain Lion, la nuova versione del sistema operativo per Mac, anche questo era già stato annunciato in un'occasione precedente. Quindi dei due, probabilmente chi sarà disponibile a breve è il secondo, Mountain Lion, e il sistema invece operativo per i nuovi prodotti, probabilmente, ancora una volta questa è la speculazione, più in là nell'anno, forse in autunno. Cosa cambia allora da domani o da dopodomani per chi usa prodotti Mac? Guarda, se dovesse esserci velocemente disponibile Mountain Lion, alcune cose carine. Sicuramente la più interessante a livello filosofico e concettuale è la vicinanza dei due sistemi operativi o comunque un ravvicinamento di due sistemi operativi. Già oggi è possibile scaricare iMessages in versione beta, è una soluzione che consente di inviare dei messaggi dal proprio Mac, farli arrivare su un dispositivo iOS e essere percepiti come fossero degli SMS qualora tu sia in giro per la città e quindi con una connessione di tipo telefonica. Ah, ecco perché stamattina mi hai rimproverato perché non avevo ancora i messages. Esatto, e questo significa tra altre cose entrare in una logica di messaggistica indipendente dai dispositivi, indipendente dai sistemi operativi, totalmente integrata e totalmente gratuita. Quindi pensa alle Certo. telco. Quali sono invece gli altri rumors, quelli meno certi che abbiamo di fronte, al momento? Ma le speculazioni ovviamente sono tutte concentrate su una nuova versione del telefono, quello che avrebbe dovuto essere già l'anno scorso l'iPhone 5 e che probabilmente non verrà annunciato in questo momento, però staremo a vedere tra poche ore. In ogni caso, qualora fosse annunciato, la disponibilità difficilmente sarebbe una disponibilità istantanea. Di sicuro Apple deve rinfrescare la propria linea telefonica, anche perché ci ha abituati a farlo. Nelle prime versioni ogni 12 mesi, nel caso del 4S è uscito a 15 mesi di distanza dalla versione precedente. Quindi il timing è quello, non se non proprio adesso un potenziale annuncio per una disponibilità per quanto riguarda l'autunno. Certo, ma com'è che Apple ormai è diventato un evento quasi rockstar? Ogni volta che si parla di Apple ci sono, come dire, migliaia e migliaia e migliaia di persone in ogni angolo di mondo che vogliono connettersi anche se non sono investitori. Com'è successo? È successo per un ottimo lavoro fatto negli anni, per un brand che ormai è diventato iconico e che è al di là dei confini di quello che una volta era il settore della tecnologia. Considera il posizionamento di Apple nell'ambito dei computer, che oggi rappresenta una delle voci meno rilevanti nel fatturato complessivo dell'azienda. Loro hanno un posizionamento premium, controllano oltre il 91% delle vendite di laptop sopra i 1000 dollari di prezzo. Quindi hanno degli utenti addirittura appassionati che non badano a spese per avere un computer sicuramente di grande qualità, ma anche esteticamente molto bello e che da un punto di vista di design e di immagine trasferisce qualcosa. Quindi c'è anche una dimensione proprio di design fortissima, quasi come fossero appunto dei designer dell'alta moda, che
che attira milioni e milioni di persone in tutto il mondo. E poi darei anche una risposta di tipo oggettiva, pratica. Vendono milioni di pezzi ogni trimestre, decine di milioni di pezzi ogni trimestre, quindi toccano veramente decine di milioni di consumatori ogni 3 mesi e quindi c'è un volume fuori notevole. Chiaro. Senti, ultima domanda. Dalle parti di Facebook guarderanno alla call con un po' di invidia? Sai cosa? Uno dei tanti rumors è anche perché una decina di giorni fa Tim Cook ne ha parlato pubblicamente, vogliamo fare tante belle cose insieme a Facebook. Quindi è possibile che ci possano essere degli annunci, ancora una volta più nell'ambito software, che avvicinano queste due aziende. E un'altra delle dinamiche fondamentali in questo mondo della tecnologia è il gioco delle alleanze. Sappiamo che fino a un po' di tempo fa Apple era alleata con qualcun altro. Probabilmente il baricentro oggi si sta spostando più verso Facebook. C'è sempre stata una sorta di amore-odio, forse più odio che amore, nei confronti di Microsoft, questo storicamente che risale addirittura 20 e passa anni fa. Oggi con Facebook sembrerebbe esserci le condizioni per flirting. Beh, buon flirt a tutti allora. Certo, Grazie Stefano, grazie a a te Jacopo, presto. ciao. Ciao.